educare alla musica e tramandare la secolare tradizione della banda musicale. Va in questa direzione il progetto Crescendo, portato avanti dal corpo bandistico Gioacchino Rossini di Montelabate, che nei giorni scorsi ha consegnato flauti, trombe, tromboni, clarinetti, sassofoni e rullanti a 100 alunni delle scuole primarie dello stesso comune. Una cerimonia tenutasi nella palestra della scuola media di Via Leopardi, dove i bambini delle quinte si sono esibiti per un progetto che ora si allarga anche alle quarte elementari. Il progetto è un progetto che vuole portare l'insegnamento della musica attraverso la pratica musicale vera e propria, quindi diamo degli strumenti veri ai ragazzi di quarta e quinta elementare, glieli lasciamo per 2 anni in comodato d'uso gratuito. Poi noi andiamo chiaramente nella scuola con gli insegnanti qualificati, laureati al conservatorio, e insegniamo a questi ragazzi appunto la pratica musicale attraverso l'utilizzo di questi strumenti a fiato. Noi siamo banda e quindi promuoviamo tutti gli strumenti a fiato e le percussioni. Questo progetto è un progetto ambizioso che è completamente gratuito per tutte le famiglie delle classi quarte e quinte dei plessi di Osteria Nuova e Apsella. Siamo riusciti a realizzarlo grazie in primis al contributo della banda, dell'amministrazione comunale che ci ha dato fattivamente collaborazione per questo progetto, e anche grazie all'intervento di alcuni, diciamo, promotori che ci hanno permesso di acquistare gli strumenti dandoci dei contributi molto importanti come la BCC di Pesaro e anche la Fondazione Cassa di Risparmio. Attraverso questi soggetti che sono intervenuti ad aiutarci, noi siamo riusciti ad acquistare gli strumenti che stasera consegneremo alle classi quarte per i prossimi 2 anni, e così il progetto, che è già partito lo scorso anno con le quinte, potrà andare avanti, speriamo, per tanti e tanti anni e portare la cultura musicale nella scuola primaria di questo comune. È importante portare avanti questa realtà che è nata nel 1892, e per far questo appunto c'è bisogno di un certo vivaio di ragazzi che poi entrano a far parte della banda dopo aver frequentato i 3 anni del corso di orientamento musicale. Però ci siamo resi conto che è importantissimo entrare nelle scuole primarie per introdurre la musica, che è un aspetto culturale molto importante, direttamente come banda, supportando e non sostituendoci alla scuola e agli insegnanti ovviamente, ma supportando attraverso i nostri insegnanti che sono tutti qualificati e diplomati, garantendo quindi una educazione musicale e culturale di base che poi servirà ai ragazzi delle quarte e quinte elementari del territorio di Montelabate per avere appunto questa conoscenza, questa sensibilità musicale, e un futuro poi magari possono cimentarsi in ambito musicale, oppure semplicemente sarà un loro hobby ed entrare a far parte della banda o anche in altre realtà musicali, non necessariamente nella banda. Ovviamente per noi sarebbe importante perché va a continuare quello che è la nostra storia pluricentenaria.